L'azienda, diciamo che è un'azienda ormai di tre generazioni, per cui inizia all'inizio degli anni 50. Giustamente è passata da mio nonno a mio padre e poi successivamente a noi. Mentre in una prima fase c'era un allevamento di animali allo stato meticcio, meticci che facevano transumanza, quindi c'era la trasformazione del latte soltanto durante alcuni periodi dell'anno. Successivamente si è creata questa struttura del caseificio per la trasformazione del latte durante tutto l'anno. La particolarità, diciamo, della nostra azienda come azienda che produce latte è che non teniamo gli animali sempre in stalla, ma ancora pratichiamo il pascolo, per cui gli animali durante tutto il periodo che va da aprile a novembre vanno al pascolo regolarmente, per cui la nostra produzione non è mai una produzione standard, ma va delle variazioni che sono influenzate al tipo di alimentazione, quindi anche avrà caratteristiche diverse durante il periodo invernale e durante il periodo primaverile, che sono le fasi, diciamo, in cui gli animali cambiano radicalmente alimentazione. La prova delle Madonie è il nostro prodotto principe, e a differenza, siamo due le aziende Presidio Slow Food con la prova delle Madonie. Noi ci differenziamo dall'altra perché oltre a utilizzare il latte vaccino nella produzione di questa prova, lo utilizziamo anche il latte ovi caprino. È una pasta filata al latte crudo, quindi con tutti e tre i tipi di latte. Noi come fautori del Presidio Slow Food e comunque di tutti i principi di Slow Food assolutamente contrari a quello che vorrebbe portare avanti la Comunità Economica Europea, perché indubbiamente siamo per i prodotti al latte crudo, siamo per i prodotti tradizionali e quindi ci distacchiamo totalmente e ci allontaniamo assolutamente dal pensiero della Comunità Economica Europea.